Big up Black Power Sound, sono qui alla Scooby Street Jam Fest e al mio fianco ci sono gli organizzatori, due colonne portanti di questa cultura made in San Nicandro Garganico. Passo la parola a Johnny Mambacan per parlarci un po' dell'evento e di quello che si sta respirando. Ok. Ok, con la Scooby Jam Fest noi cogliamo l'occasione per portare a San Nicandro qualche cosa che era comunque rimasto sotterraneo, era comunque rimasto latente, cioè un'energia positiva che solo hip hop può dare attraverso le sue discipline. Noi abbiamo colto l'occasione di creare questo evento in memoria di un nostro fratello che non c'è più, ma che comunque ci dà l'energia per andare avanti e ci assiste dall'alto. Abbiamo fatto in modo di riunire diverse potenzialità in tutta la provincia, in tutto il territorio. Abbiamo riunito le forze, come si suol dire, in una specie di chiamata alle armi di persone che fanno hip hop, fanno rap, fanno writing, fanno murales, quindi graffiti, fanno i breaking, scratchano, comunque fanno i DJ, fanno le discipline dell'hip hop, ma non solo, anche altri ragazzi, altre realtà. Diciamo sempre del territorio, perché comunque abbiamo voluto creare questa cosa in quest'ottica qua abbastanza di radici e quindi anche altre realtà che riguardano shop, che riguardano comunque persone che si muovono nel mondo della street art quindi anche nello streetwear, nell'abbigliamento, nello skate, in una serie di situazioni di sport da strada, se vogliamo anche dire così, che comunque anche se non fanno parte propriamente dell'hip hop riguardano sempre, ecco, le arti urbane. E quindi con questa energia unificata da parte di tanti soggetti, che tante persone che comunque ci hanno dato un supporto psicologico e anche materiale, di lavoro, eccetera, speriamo bene per questi due giorni che ci attende. Adesso già siamo entrati proprio nel pieno della prima giornata, tutta dedicata all'hip hop. Domani avremo comunque una giornata tutta dedicata alla cultura etnica e multirazziale, diciamo ai diritti umani. Cerchiamo di portare qui i valori propriamente umani, che sono anche i valori dell'hip hop, del reggae, della musica soul, comunque dei generi di musica a cui in modo stretto ci ispiriamo. Domani ci sarà comunque anche molta bella musica, selezione di generi musicali dal mondo, perché vogliamo dare un messaggio forte di integrazione e di tolleranza, perché non basta mai un clima di tolleranza che ci faccia comunque vivere bene con i nostri vicini di casa, con tutti gli abitanti del pianeta. E dobbiamo partire da dove siamo cresciuti per portare avanti questi valori forti. Quindi passo la mano, passo il microfono adesso al mio socio, a Kamewan, e bella lì. Okay, grazie per la palla, come si dice, la Street Jam Festival, come già ha detto mio fratello cugino Johnny, è una riunione spirituale di artisti del territorio che promuovono comunque la loro arte fatta con il cuore, con la mente, non con i soldi. Questo è il primo principio che comunque a noi ci fa piacere. Qua c'è una scena italiana che a livello, diciamo, nazionale spacca un culo. L'unica cosa è che ci piace tenerci comunque con i piedi per terra ed essere sempre umili, perché comunque il nostro buon Matteo, il ragazzo che lo stiamo facendo il tributo per tutto questo, è tutto dedicato a lui. Lui voleva che comunque le arti si dovevano unire, e questo è stato un sogno che anche grazie a lui noi siamo riusciti a fare tutto ciò che a San Nicandro oggi si chiama libertà. Ma tutto questo è stato frutto di un grande lavoro in dedica fatta col cuore, prima di tutto. La scena dell'hip hop italiano, del sud, dei graffiti, è nato e morirà con la pace nei nostri cuori, perché noi siamo di una famiglia
spettacolare. Facciamo tutto questo per il paese, ma soprattutto per il territorio, perché il territorio, il nostro, è acerbo, ma è pieno di anime positive, come era il nostro buon Matteo, e questo è tutto in dedica per lui. Grazie ragazzi. E questi sono gli artisti, anzi gli organizzatori di questa mega jam, e tramite loro avete potuto assaporare veramente lo spirito e la cultura che c'è la Scooby Street Jam Fest. Black Power Sound è presente ed è felice di aver riportato sul suo canale tutta questa preziosità. Big up! Pace e rispetto. Ok ragazzi, benvenuti su Black Power Sound, benvenuti alla Scooby Street Jam Fest. Col nostro canale vorremmo diffondere tutte le buone vibrazioni che ci sono in questa giornata qui. Qual è stata la vostra esperienza sul palco? Beh, l'esperienza è stata, diciamo, più che positiva, perché ci aspettavamo anche di peggio confronto alle nostre aspettative, però è andato tutto bene, speriamo di fare ancora meglio la prossima volta, cioè dare sempre il nostro contributo, perché la My Connection riguarda una connessione non solo di San Severo ma anche di tutta la Puglia, e quello è il nostro obiettivo. Dobbiamo cercare sempre di fare meglio, di curare le nostre aspettative e aumentare anche di autostima confronto. Il mio augurio è quello di avervi presto negli anni come ospiti sul canale radio per continuare a diffondere il vostro messaggio. Ho potuto sentire da lontano la vostra arte e vi ho visto già abbastanza pronti a rompere i palchi. L'augurio di Black Flower è quello di continuare in questa arte e di farlo nel migliore dei modi. Grazie raga. Siamo qui, Black Power Sound, 082 Famiglia, veterani nell'ambiente, ascoltiamo subito il loro punto di vista. Ponda alla mia sinistra. Troppo gentile, in realtà non siamo veterani, siamo semplicemente una crew, una famiglia, un collettivo, come lo vuoi chiamare, che praticamente è nato non più di 6-7 anni fa forse, e praticamente è nato in un periodo in cui nella nostra città sembrava non nascere più niente, le forze anzi andavano disperdendosi, perché si sa, chi va per lavoro, chi per studiare si è costretti a scappare, però volevamo lasciare qualcosa, perché comunque noi c'è gente che ha fatto le murate, c'è gente che ha fatto il rap, c'è gente che ha fatto le power move anche nella nostra città. Quindi niente, volevamo diffondere un messaggio e abbiamo creato questa crew che prende e raccoglie dalla vecchia scuola, vedi Giulio Mulo che è stato uno proprio dei pionieri dell'hip hop a San Severo, fino a me che alla fine sono nuova scuola, ho 23 anni, quindi cioè, sono entrato anche dopo, sai com'è la vecchia scuola, la cosa vediamo un po' come che fai, che non fai. E niente, ora come ora purtroppo siamo sempre sciolti, due da qua, due da là, il nostro obiettivo alla fine è spingere un messaggio. Per esempio c'è stato il periodo che mi sono ingrippato a catena con i contest, mi andavo girando un po' per fare le mie cose, un altro magari a Bologna si è fatto altre situazioni, si è fatto il disco suo, chi se ne va a fare i treni, le murate, così, treni, ma veramente non siamo proprio una crew di sul writing, però ogni tanto cerchiamo anche di dare la nostra. Io più o meno voglio dire la stessa cosa di mio fratello Michele, noi siamo più che una famiglia e amici, veramente come fratelli. A parte internamente lui e il fratello sono già due fratelli di sangue tra di loro, quindi immagina poi situazione, mille cose vissute. Alla fine cerchiamo di trasmettere quello che abbiamo a qualcuno, portiamo fotta, cerchiamo di portare fotta, cerchiamo di far comprendere la nostra fotta alla gente, che è cosa abbastanza difficile, perché comunque va il mainstream, qua è pieno di fotta stasera, e noi ci piace, noi ci buttiamo a tuffo nella fotta. Al nostro programma Black Power Sound. Mini dedica 082 fam, non facite cava dalla fan, capite buono, sempre chi stesse pan, gol, da tandan, ancora uiemo portanno, portemo, portam, non ti preoccupan, moggeremo nata canne ci sballemo, vide come stima miss mel, mo reggenel, che su sclere mendel. Sì, Regino con bacio e muro, zero canna, vagliuno, poco chiude censura. Canna dice mamma, 082 fam, una famiglia che rolla solo canna. Facciamo anche altro, resto scaltro, mi mette il beat, mono scaldo sopra il palco. Mi scaldo, sto tranquillo, vagliuno, butto giù un altro birillo.
Ci siamo, grazie a Black Power Sound, peace. Grazie a voi 082 FM e divertitevi. Big up. Siamo sulla scalinata, precisamente alle spalle il nostro pezzo, il pezzo dedicato a Scoopy, il vero protagonista di questa jam, a cui Ananda e suo cugino Mambakan hanno dedicato tutto questo party. Stanno arrivando un bel po' di persone e qui alla mia sinistra c'è DJ Funky P che presenzierà per buona parte dei live. Allora faccio subito una domanda a lui su qual è l'impressione su questo evento, qual è la sua impressione, quindi sentiamo il suo punto di vista. Beh, in realtà ne avevamo parlato già prima, no? Ti dicevo che sono molto contento perché questi sono eventi che al giorno d'oggi è sempre più difficile trovare, in quanto riuniscono tutte le discipline con cui originariamente, diciamo, poi ha preso forma quello che è l'hip hop, dal writing al DJing, all'MCing, la breaking, dove ci sono ragazzi molto giovani che breakano di là, e in più, diciamo, anche la quinta disciplina aggiunta che è il beatbox, a cui sono molto affezionato perché ai tempi cominciai proprio, diciamo, fu una delle prime cose che feci e mi venni ad esibire proprio qui, quindi sono contento che dopo tutti questi anni la tradizione continui. Infatti ci sono ragazzi che spaccano parecchio lì sul palco. Ok, Funky P ci ha lasciato il suo pensiero, ci ha fatto un breve riassunto della sua vita in questa cultura, adesso lo lasciamo libero di poter screcciare sui piatti. Black Power Sound, Funky P. Ciao. Ok, siamo sulla scalinata, sempre alle spalle la dedica a Scoopy, che è uno dei protagonisti di questa jam. Parto subito con due elementi del Sang Slang che si esibiranno qui questa sera sul palco, e chiedo a Sesto e a Giampo che cosa ne pensano di questo evento. Vai Giampo. Allora, innanzitutto un big up assoluto per Johnny, Mambakan e Ananda per aver organizzato questa situazione, perché l'hip hop vive nella provincia, si respira, si ricordano anche persone care, e con l'hip hop e con la musica si possono unire anche tante mentalità, secondo me. Quindi questo evento, come tanti altri che verranno e ci sono stati nella provincia, possono anche aiutare a, diciamo, far apprendere a più persone la cultura nel modo più giusto possibile. Quindi big up per la situazione anche di oggi. Ok, sentiamo il punto di vista di Sesto Man. Io ringrazio molto sia Mambakan che Ananda per quello che hanno messo su, per la ripresa di questi spazi un po' degradati. E quello che dobbiamo ricordarci è che lo spazio è dei giovani, è dato ai giovani, ed è giusto che noi ce li riprendiamo. Quindi sono pienamente dalla loro parte e sono felicissimo che sono riusciti a mettere una situazione così bella sopra. È importante perché adesso in provincia si comincia a respirare sia l'hip hop che l'inizio di una certa mentalità che è mancata per un po' di tempo o forse è rimasta nascosta. Solo questo, big up a questa jam e all'onore di Scoopy. Ok. Un ringraziamento a Sang Slang, li lascio liberi di godersi tutto questo evento, e buone vibes a tutti. Un big up. Big up anche a Black Power Sound, okay, per Maggiore, Bongo, Peppe. Grazie mille. Ciao. Ciao.